Oggi realizziamo questi cappellini da neonato, lo schema è della Red Heart, io vi lascio tutti i link nell'info box e naturalmente la ringrazio per avermi concesso il permesso di realizzarlo in italiano. Allora, per questo progetto userò questa lana verde, sempre appunto della Red Heart, si chiama Soft Baby Step, e trovate sotto all'info box le informazioni di questo bagno, perché l'etichetta che vedete non è di questo colore. E poi lavoreremo con un uncinetto da 5 mm. Allora, iniziamo subito. Io vi consiglio, lo consiglio più alle principianti, di stampare, tanto avete il link nell'info box, così seguite piano piano. Allora, un cerchio magico e 6 maglie basse all'interno del cerchio magico. Questa è l'unica variante che ho fatto io, perché lo schema al primo giro è un po' diverso, però secondo me è più facile così. Tiriamo la codina e chiudiamo con una maglia bassissima nella prima maglia bassa lavorata. A questo punto facciamo 3 catenelle che corrispondono alla nostra prima maglia alta e facciamo altre 2 maglie alte all'interno dello stesso spazio, sullo stesso punto, quindi altre 2 maglie alte. A questo punto andiamo a lavorare su tutti i punti, cioè in ciascun punto, 3 maglie alte. Quindi alla fine avremo un totale di 18 maglie. A questo punto chiudiamo con una maglia bassissima nella terza catenella delle prime 3 lavorate. A questo punto avete appunto 18 maglie, facciamo una catenella e nello stesso spazio 2 maglie basse e continuiamo a fare questo aumento di 2 maglie basse su ciascun punto. Naturalmente mettiamo il marker nella prima maglia bassa lavorata, perché poi andremo a chiudere con una maglia bassissima. Quindi continuiamo a lavorare su ciascun punto 2 maglie basse, avremo alla fine un totale di 36 punti. A questo punto togliamo il marker e facciamo per chiusura una maglia bassissima nella prima maglia bassa lavorata. Allora adesso lavoreremo le maglie così come si presenta, però faccio una piccola variante rispetto allo schema, cioè faccio 2 catenelle e nello stesso punto una maglia alta, anziché fare le 3 catenelle che fanno la maglia alta, perché altrimenti vi viene fuori un buchino poi alla fine e non è bello da vedere. Allora voi fate queste 2 catenelle che non dovete considerare, è solo per alzare un po' il lavoro, e fate una maglia alta. Poi continuate a lavorare tutti i punti, su ciascun punto una maglia alta. Spero insomma di essermi spiegata bene. Quindi lavorate una maglia alta lungo tutto il giro. Naturalmente chiudiamo con una maglia bassissima, però attenzione, non sulla seconda catenella, che non dobbiamo proprio considerare, ma proprio sulla prima maglia alta lavorata. In questo modo non avrete quell'antipatico buchino. A questo punto facciamo un altro giro di maglie così come si presentano, una catenella, quindi una maglia bassa, però invece di maglie alte facciamo una serie di maglie basse. Naturalmente, io vi consiglio sempre con le maglie basse di mettere un marker sulla prima maglia bassa lavorata. Quindi continuate a mantenere i 36 punti. A
Allora, a questo punto dovete continuare a fare una serie di queste sequenze, cioè un giro di maglie alte e poi un giro di maglie basse per altre 3 volte. Questo era il quinto giro. Se vi può aiutare, io almeno faccio così, prendete un pezzettino di carta qualunque e vi scrivete il promemoria dei giri. Quindi dovete fare il sesto, ancora il settimo, l'ottavo, il nono, il decimo e l'undicesimo. Quindi nel sesto lavoreremo una maglia alta. Nel settimo invece una maglia bassa e continuate così ad alternare. Questo perché ogni volta che fate il giro vi è comodo per segnarvi insomma quello che fate. Adesso dobbiamo fare il sesto e quindi una maglia alta. Prendiamo il lavoro. Quindi sappiamo adesso che dobbiamo fare queste 2 catenelle di cui non teniamo conto, però ci aiutano ad alzare il lavoro, e nello stesso spazio una maglia alta. E continuiamo quindi a lavorare in questa maniera. Naturalmente fate questo giro di maglie alte, poi non tenete conto delle 2 catenelle, chiudete nella prima maglia alta lavorata, molto importante, mi raccomando. Dopodiché, finito questo giro, vi segnate sul fogliettino che fate appunto il settimo con maglia bassa e così via. Ci vediamo alla fine dell'undicesimo. Ecco come si presenterà il lavoro, vedete che non c'è il buco nella chiusura, quindi mi raccomando di fare quelle 2 catenelle preziosissime. Adesso andiamo a fare un ulteriore giro di maglie alte, questo perché poi faremo l'ultimissimo giro e ci serviranno le maglie alte, capirete perché. Quindi 2 catenelle, sempre una maglia alta nello stesso punto come vi ho già suggerito, e continuate a lavorare questo giro di maglie alte, l'ultimo. Ecco qua, abbiamo finito, dobbiamo fare proprio l'ultimissimo giro e che sarà un bordino. Allora facciamo sempre 2 catenelle e adesso andiamo a lavorare la maglia alta successiva in rilievo davanti, cioè prendiamo il filo e passiamo l'uncinetto, vedete, davanti così, attraverso proprio il punto. Facciamo rivedere bene. Allora prendete il filo. Passate, vedete, in questa maniera, tirate su il filo e poi lavorate la maglia alta normalmente. Adesso il successivo punto invece lo facciamo dietro, quindi lavorando il rilievo dietro, quindi passiamo l'uncinetto in questa maniera, al contrario, in sostanza, fate passare il filo attraverso. Proprio attraverso il punto e poi lavorate la maglia alta normalmente. Dovete alternare questi punti, quindi il prossimo sarà in rilievo davanti e quello successivo ancora in rilievo dietro e così via. Arrivate alla fine e chiudete nella prima maglia alta lavorata. Mi raccomando, le 2 catenelle proprio, ripeto, non ne dovete tener conto. Quindi maglia bassissima nella prima maglia alta lavorata. E questo è l'ultimo giro. A questo punto potete tagliare il filo e naturalmente fare il classico nodino di sicurezza. Girate il lavoro e siamo pronti a chiudere. Tirate bene la prima codina dell'anello magico. A nascondere i fili, dicevo, e li nascondiamo in questa maniera facendo passare l'ago attraverso i punti. Mi raccomando, ecco questo vi volevo segnalare sempre, di non forzare, cioè se sentite che non passa bene non forzate, è meglio prendere un altro punto. Infilate un pochino il filo, dopodiché ovviamente siete pronti per tagliarlo e poi dovete naturalmente nascondere anche quest'ultimo.
Una volta finito, quindi giriamo il cappellino e abbiamo finito. Eccolo qui. Se volete, se vi piace, potete girare questo ultimo giro in questa maniera e fare creare questo piccolo bordino. Io, come al solito, spero vi sia piaciuto. È veramente molto semplice. Naturalmente, qua sbizzarritevi con i colori. La cosa importante che dovete prestare attenzione, trattandosi di bambini, soprattutto di neonati, è la lana che deve essere adatta. Vi lascio l'endcard con il video consigliato, questa volta un po' un video per la Pasqua, quindi questi cappellini colorati, e vi aspetto ovviamente al prossimo video.